Sono molto contento che la terza edizione, questa è possibile solo grazie appunto all'SUDN che ha finanziato il progetto, l'associazione Disco Film che lo ha organizzato, ma senza appunto il supporto diretto dell'università, che è la location migliore, perché credo che sia il centro culturale permanente di questa città. E ringrazio la professoressa Muscarà che si è mostrata disponibilissima e ha accolto il progetto, noi sono i nostri partner del progetto. Quest'anno faremo quattro incontri con credo quattro personalità del mondo della cultura, del cinema, della televisione, perché quest'anno la mia idea è quella di ampliare, diciamo, l'offerta formativa culturale, quindi non solo al cinema, ma anche alla televisione, che oggi è un mezzo che sicuramente i ragazzi vedono all'università. Quindi l'idea di chiamare Cristiano Pasqua, autore delle Iene e frontman delle Iene, credo che sia importante proprio per raccontare anche un linguaggio diverso dal cinema, che è quello della televisione, ma anche aperti alla musica. Difatti domani iniziamo credo con uno dei più grandi musicisti che abbiamo in questo momento in Italia, che è proprio Roy Paci, fino a chiudere appunto con credo l'ultima avanguardia del cinema italiano, che è Franco Maresco, e la Palma d'Oro al Festival di Cannes, Marcello Fonte. Quindi questi sono degli incontri che faremo in aula una settimana, inizia appunto il 21 con Roy Paci, il 27 con Franco Maresco, dicembre abbiamo le Iene, Cristiano Pasqua il 4, e poi andiamo a chiudere il 19 appunto con Marcello Fonte e con la serata conclusiva che sarà all'Alchimista Caffè Letterario, quindi un incontro con la cittadinanza, perché siamo anche aperti alla cittadinanza, e poi ci sarà appunto la festa di chiusura del progetto. Quindi questo è il programma di massimo che potete vedere alle nostre spalle. Abbiamo scelto Sofia Loren come immagine appunto di Cinecore, questa terza edizione, e quindi non vedo l'ora di iniziare. Domani appunto alle 11 siamo in aula pettinato e facciamo questo incontro. La facoltà ha accolto la proposta di Davide Vigore come un ulteriore momento di arricchimento culturale, ma anche come occasione di confronto, perché pensiamo che gli studenti debbano frequentare l'università, certamente non solo per studiare, per laurearsi, ma anche percepire l'università come spazio di incontri. Veniamo già fuori da una prima iniziativa che ha inaugurato l'anno accademico della facoltà, il Festival Civitas Educationis, un evento grossissimo che ha coinvolto i ragazzi in 3 giornate speciali di incontri, confronti e dialoghi. E dunque su questa scia abbiamo accolto, il Consiglio di Facoltà ha accolto il progetto di Vigore, perché riteniamo che tutte le occasioni che vengono dal territorio debbano essere in qualche modo accolte nell'ottica di creare sinergie sempre più forti. Il Consiglio di Facoltà ha appunto, come ho detto prima, accolto il progetto, ma nello stesso tempo il progetto in particolare, gli incontri saranno coordinati da 2 docenti referenti, tra cui il professore Andrea Rabito, il nostro associato di cinema, fotografia e televisione, e il professore Salvatore Ferlita, che è il nuovo presidente, nuovo coordinatore in realtà del corso di laurea in lettere, con il quale condividiamo un progetto anche di restyling del corso nei prossimi anni. Tutti gli eventi, sia all'università, al Sixty, alla Chiesa, sono tutti eventi gratuiti, quindi è una possibilità di inclusione del territorio, ennesima, anche perché sono di Enna, quindi a me fa piacere appunto che l'università diventi un incubatore di idee e di incontri, appunto, come diceva perfettamente prima la professoressa. Sono contento perché nell'arco di questi 3 anni che facciamo Cinecore, ogni anno è stato un incremento di partecipanti. Ricordo, i primi incontri erano 40, anche quando facciamo il Cineforum qui appunto al Sixty, ora arriviamo anche fino a 200 persone. Quindi quello che ho compreso in questi anni è che i ragazzi non erano a conoscenza, ma non che non sono interessati. Quindi credo che questi incontri siano fondamentali, perché non è sufficiente formare uno studente quando uno fa l'esperienza universitaria, ma formare l'individuo. L'individuo si forma solo attraverso l'esperienza a 360 gradi dell'università. E credo che Cinecore sia un piccolo passo verso questo progetto ambizioso, che apprezzo particolarmente, che sta portando avanti la professoressa Muscarà. A domani alle ore 11 all'aula pettinato ci sarà Roy Paci, ci sarà anche la professoressa Muscarà, quindi grazie ancora.
Lascia lei. Io sono certa che gli studenti parteciperanno con entusiasmo, tenuto conto dei nomi che sono in scaletta. Grazie, ciao, grazie mille.